Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento. Tra gli argomenti parleremo di viabilità, sicurezza in via Felice Paradiso ad Aci Reale, installazione di dossi artificiali e segnaletica orizzontale. Interventi questi che saranno replicati in altre strade della città. Parleremo anche della consulta della cultura di Aci Reale, in quanto è stato rieletto come presidente l'avvocato Salvo Emanuele Leotta. Infine, lo sport, parleremo di calcio dilettantistico, focus sulla Russo Calcio di Riposto, la formazione allenata dal tecnico acese Eugenio Seminara ha vinto il campionato di prima categoria con 6 giornate di anticipo. Questo è ancora altro all'interno di questo nostro telegiornale che apriamo però parlando di scuola. Aci Reale chiede risorse nel campo dell'edilizia scolastica, approvati progetti dalla Giunta per oltre 2 milioni di euro. Una palestra per la Vigo Fucciola Spina e due nuove mense scolastiche, ma non solo. Il comune di Aci Reale non si è fatto trovare impreparato e alla scadenza dei bandi per intercettare risorse attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ieri il termine ultimo, ha presentato ben 4 progetti nel campo dell'edilizia scolastica per un ammontare di poco superiore ai 2 milioni di euro, con l'obiettivo di migliorare i servizi erogati nelle scuole del territorio. Il progetto più corposo che richiede maggiori risorse è quello che prevede la realizzazione di una palestra nella scuola Vigo Fucciola Spina per un totale di interventi previsti pari a 1.125.000 euro. Segue poi la proposta presentata per la scuola Galileo Galilei con la prevista realizzazione di campi polivalenti, una pista di atletica, una di salti in lungo e una pedana lanci, per un totale di spesa di 645.000 euro. Quindi due mense scolastiche, una a Santa Maria delle Grazie, scuola San Domenico Savio, spesa prevista 285.000 euro, e una per la scuola di Balatelle, per un totale di 42.000 euro. Avevamo presentato già ai primi di febbraio il progetto per la scuola di Scilichendi e così come avevamo già assicurato ai dirigenti scolastici nel corso dell'incontro che avevamo fatto il 19 gennaio, siamo andati avanti con tutte le altre iniziative che abbiamo potuto presentare entro il termine previsto per la scadenza del bando. E abbiamo presentato il progetto per una nuova palestra alla Vigo Fuccio, la sistemazione di tutte le aree sportive, le attrezzature esterne nella scuola Galileo Galilei, tutte attrezzature per lo sport, e due nuove mense, una per la scuola di Balatelle e una per la scuola di San Domenico Savio, nella frazione di Santa Maria delle Grazie. Diciamo, è il completamento di quel piano che avevamo proposto per l'edilizia scolastica e siamo soddisfatti. Ringraziamo gli uffici che hanno lavorato alacremente, diciamo, senza guardare orari, per raggiungere questi obiettivi. Arrestato dai carabinieri di Bronte, un 22enne del posto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a danni della madre, 55enne, che si è vista costretta a chiedere aiuto alla 112. I carabinieri, prontamente accorsi presso l'abitazione, hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza sul volto, riscontrando il danneggiamento di numerose suppellettili dentro casa. Il giovane, uscito dalla cucina, non ha desistito nonostante la presenza dei carabinieri dal proferire minacce gravi nei confronti della madre, che ha poi raccontato ai militari che l'aggressione di cui era stata vittima sarebbe stata l'ultima in ordine temporale. Di numerosi altri episodi minacciosi e violenti che avrebbe subito con cadenza settimanale da circa 7 anni. Violenze fisiche e pressioni psicologiche causate dalle continue richieste da parte del figlio di somme di denaro che poi la giovane avrebbe utilizzato per acquistare sostanze stupefacenti.
Il GUP di Catania ha condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per favoreggiamento personale l'ex presidente dell'Associazione Cattolica Cultura ed Ambiente di ACI Buonaccorsi, Salvatore Torrisi, nell'ambito dell'inchiesta 12 Apostoli per presunti abusi sessuali su minorenni consumati nella comunità di Lavinia. La sentenza che è stata emessa dal GUP Simona Ragazzi, a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato, dispone un risarcimento danni da 4.000 euro ciascuno alle 7 parti offese e da 1.000 euro all'associazione Tamaia Onlus, che si era costituita parte civile. Altro troncone dell'inchiesta per lo stesso reato di favoreggiamento vede a processo, ma con il rito ordinario, l'ex assessore regionale Mimmo Rotelle e padre Orazio Caputo. Da intercettazioni della polizia postale di Catania sarebbe emerso che il sacerdote avrebbe appreso nel segreto della confessione delle indagini avviate su una denuncia per abusi sessuali, avrebbe avvisato dell'attività in corso sia Torrisi che Rotella. Il processo principale invece vede alla sbarra il santone della comunità Pietro Capuana e le tre collaboratrici Fabiola Raciti, Rosaria Giuffrida e Katia Concetta Scarpignato, che avevano il compito di avviare le ragazze e convincere le più reticenti. Tra le parti civili che si sono costituite anche la diocesi di Aci Reale, titolari dell'inchiesta 12 Apostoli, sono il procuratore Carmelo Zuccaro, l'aggiunto Marisa Scavo e il sostituto Agata Consoli. Voltiamo pagina. Domani, mercoledì delle ceneri, inizia anche il periodo della Quaresima e sarà occasione questa per pregare per la pace in Ucraina, raccogliendo l'invito di Papa Francesco. Ad Aci Reale, un momento di preghiera in piazza Madonna della Pace. Domani lo sarà ancora di più, tenuto conto degli accadimenti che si stanno avendo in Ucraina. È stata programmata una giornata di preghiera secondo la volontà di Papa Francesco. Ci si ritroverà quindi in Piazza Madonna della Pace ad Aci Reale al termine della celebrazione del rito delle ceneri dinanzi alla stela votiva della Madonna alle 19:30. L'iniziativa è della parrocchia San Michele Arcangelo guidata da Don Marcello Pulvirenti. L'iniziativa rientra nell'ambito anche di un percorso finalizzato a rendere il luogo oasi di pace, attraverso pure una riqualificazione che nei prossimi mesi sarà attuata. Noi come comunità parrocchiale San Michele Arcangelo, insieme alla comunità di San Giuseppe, insieme alle associazioni del Comitato Madonna della Pace, che un po' in qualche modo presiede un po' questo territorio, lo anima, e insieme all'associazione La Zatte, un'associazione di volontariato di cui sono presidente. Ecco, abbiamo pensato di raccogliere l'invito del Papa a pregare, Maria Regina della Pace, chiedere la sua intercessione perché al più presto si possa trovare una soluzione in questa situazione drammatica che si è creata in Ucraina a causa dell'invasione della Russia. E quindi ci fermeremo qui e invito quanti possono a partecipare ai piedi della Madonna della Pace, visto che questa piazza è intitolata proprio alla Vergine Santissima, Regina della Pace, proprio invocata dal Papa. Ecco, ci uniamo alla preghiera del Papa, alla preghiera di tutta la Chiesa, alla preghiera di tutti i popoli, perché al più presto si trovi una soluzione pacifica a questo conflitto che si è creato e perché il cuore degli uomini ritorni un po' a invocare la pace così come il Signore ci ha insegnato. Il mondo grida a gran voce pace, ma le mire egoistiche di pochi hanno finito con il provocare questa crisi che sta tenendo in apprensione tutti i popoli. Questa esperienza di preghiera deve aiutarci a capire che siamo noi che dobbiamo riappropriarci di questo dono che per noi cristiani viene dall'alto e che comunque dobbiamo sapere condividere attraverso i nostri rapporti e relazioni quotidiane. Perché nelle relazioni quotidiane che noi ci riappropriamo del bene della pace, il nostro modo di incontrarci, i nostri territori, anche il nostro modo di progettare, il nostro modo di stare insieme, ci permette di poter anche progettare un modo pacifico di coesistere. Anche nei progetti dei nostri territori dobbiamo saper custodire
e tutelare questo bene prezioso che ci appartiene e che nessuno ci può togliere, anche se apparentemente c'è qualcuno che gestisce all'esterno, ma chi gestisce all'esterno può gestire cose materiali, le economie, da cui purtroppo poi dipendono e scaturiscono poi conseguenze di conflitto che poi tolgono la possibilità di poter realizzare la pace. Però vediamo come anche in questo momento, nonostante chi gestisce le grandi economie, le grandi potenze economiche e militari, crea conflitto, c'è un'umanità che grida pace. Sempre a proposito di Ucraina, ma su un altro campo, il Circolo Universitario, il gruppo Forza Italia dei Cereali e l'associazione Città Domani hanno avviato quest'oggi e fino al prossimo sabato, nei locali del Circolo Universitario del Viale Regina Margherita 19 di Cereale, un punto di raccolta per aiuti umanitari in favore della popolazione ucraina. I cittadini interessati a questa iniziativa di solidarietà potranno così farlo ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Potranno essere consegnati medicinali, bendaggi disinfettanti per ferite, saponi, assorbenti per bambini e anziani, alimentari di lunga scadenza e vestiti invernali per bambini. La diocesi di Cereale dunque accoglie l'invito di Papa Francesco, vivendo domani, mercoledì 2 marzo, una giornata di preghiere e di digiuno per la pace in Ucraina. Ed oltre ad Cereale, come abbiamo sentito nel servizio, altre iniziative sono in programma anche a Santa Venerina, dove per domani mattina è stato promosso un momento di preghiera da parte del centro diurno della cooperativa sociale Ro La Formichina e la comunità Papa Giovanni XXIII, un momento di preghiera questo che si terrà a partire dalle 10:30 presso il piazzale della chiesa del Sacro Cuore. Saranno presenti i parroci del territorio. Nel pomeriggio invece a Lingua Glossa è in programma la marcia preghiera per la pace che da piazza Municipio percorrerà via Roma sino alla chiesa Matrice, dove si terrà un momento di preghiera con un'accensione del cero della pace a Sant'Egidio, Santo Ausiliatore Europeo. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Il diritto all'informazione e il dovere di darla sono l'essenza della democrazia ed un principio scolpito nella nostra Costituzione. Informare è un dovere. L'informazione è un diritto. Non uccidetela. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cereale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Promozione famiglia. Tatto marchio ottica e fotografia Oxo ad Acireale. Con l'acquisto di un occhiale con lenti antiriflesso ottieni due bonus. Promozione famiglia. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito due bonus. Tomarchio ottica e fotografia Oxo. Ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Promozione valida fino al 31 marzo 2022. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto.
Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani. Se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8:30, 20:30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di ACI Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Home Store, sentirsi a casa. Oggi, con sconti fino al 50%. Sconti fino al 50% sull'abbigliamento uomo, donna, bambino, le calzature, l'intimo, gli accessori. Nel reparto home, tantissime novità. Lenzuola, trapunte, tende, accessori per la casa. Grande assortimento di abiti per la cerimonia. Home Store, ad ACI Reale, ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Ampio parcheggio. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less Normal, More Mocca. Nuovo Opel Mocca. Benzina, diesel o 100% elettrico. Continuano gli incentivi statali. Nuovo Mocca è tuo da 199 euro al mese. TAN 595, TAG 7,42. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Parliamo di viabilità e sicurezza in apertura di seconda parte di questo telegiornale. Ad ACI Reale, in via Felice Paradiso, installazione di dossi artificiali e segnaletica orizzontali, interventi questi che saranno replicati anche in altre strade della città. La sicurezza prima di tutto per tutti. Interventi sulle strade di ACI Reale considerate potenzialmente a rischio con installazione di dossi artificiali e segnaletica orizzontale. Sono 12 le strade individuate al momento sulle quali si lavorerà, inserite perché spesso teatri di incidenti che hanno coinvolto i veicoli o rende difficile l'attraversamento da parte di un pedone. La prima via dove si sta lavorando è via Felice Paradiso, nei pressi dell'area COM, frequentata da tanti cittadini che a qualsiasi ora qui si dirigono per praticare attività sportiva. Complessivamente per questi interventi sono stati stanziati circa 50.000 euro dal bilancio 2021, ma, come spiega l'assessore con delega al bilancio e polizia urbana Francesco Coco, servono per rendere più sicura la città. Una serie di interventi che saranno realizzati in vari tratti della città, di strade che sono più pericolose rispetto ad altre per l'alta velocità in cui sono percorse dalle auto, e quindi mettiamo in sicurezza queste strade, cerchiamo di rendere più sicura la città. Con questi interventi saranno 12 in vari tratti. Gli restanti interventi saranno predisposti dall'ufficio tecnico tramite una gara di appalto che è già stata predisposta. Sicurezza e innovazione al contempo, con gli addetti all'installazione dei dossi artificiali e della segnaletica orizzontale, il comandante della Polizia Municipale Antonino Molino, spiegando come sia utile in termini di tempo l'impiego di macchine traccialinee per realizzare la segnaletica orizzontale. Lasciamo il rullo per segnare la segnaletica orizzontale e passiamo finalmente alla macchina traccialinee, che ci consentirà di essere più rapidi, più veloci, più professionali e di poter finalmente riuscire a fare più cose in città a tutela della sicurezza. E poi la seconda cosa che facciamo oggi è questo intervento sulla via Felice Paradiso, che ha sempre un doppio obiettivo. Da una parte quello di proteggere quest'area di l'area COM, che è molto, molto frequentata, con la predisposizione di due attraversamenti pedonali che saranno protetti da un doppio dosso, quindi prima e dopo l'attraversamento pedonale, e ne sono previsti due, uno qui in prossimità del COM e un altro più sopra in prossimità dell'ufficio di protezione civile.
che, come dicevo, avranno questa doppia finalità: proteggere l'attraversamento pedonale e eliminare o ridurre o tentare di eliminare comunque le corse che si erano soliti fare su questa strada con moto o con autovetture o con minicar. Dal Ministero dell'Interno fondi in arrivo al comune di Giarre per far fronte all'emergenza buche. 125.000 euro è la somma stanziata dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Gli interventi manutentivi interesseranno diverse strade del territorio, compresa la strada 64, il tratto a sud che confina con la Santa Venerina, della quale ci siamo recentemente occupati su segnalazione di cittadini. A breve l'avvio dei lavori, dichiara il sindaco Leo Cantarella. Prevista la scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, esecuzione delle strisce longitudinali di delimitazione delle corsie di marcia e della carreggiata stradale delle strisce trasversali. Prima il valzer degli assessori in giunta, adesso il cambio di delega. Novità nella giunta comunale ad Aci Catena, dove il sindaco Nello Oliveri ha attribuito la delega di vice sindaco ad Annette Pagano, già assessore delle compagine amministrativa. Sostituisce Lorena Liuzzo, che comunque rimane nella giunta catenota. Annette Pagano, 42 anni, imprenditrice e dirigente d'azienda, oltre che sportiva di nella disciplina del karate, continuerà ad occuparsi delle deleghe assessoriali in precedenza assegnateli, cioè ville e verde pubblico, acquedotto, fognature, autoparco e servizi sociali. Ringrazio il sindaco Nello Oliveri per la nomina di vice sindaco, afferma Lappagano, nomina che mi onora profondamente. Spero di rispondere con i fatti alla fiducia e alla stima riposta in me. Continuerò ad impegnarmi quotidianamente a servizio della comunità di Aci Catena tutta. E ieri sera invece ad Aci Sant'Antonio si è tenuto il consiglio comunale, riunione proficua. In modalità mista, da remoto e in presenza, è tornato a riunirsi ieri sera ad Aci Sant'Antonio il Consiglio Comunale. Al centro dei lavori il riconoscimento di 3 debiti fuori bilancio atti a soddisfare dei cittadini che avevano subito danni di vario tipo alla propria persona o alla propria auto per via della caduta di pali della pubblica illuminazione e di un marciapiede dissestato. La votazione è stata quasi sempre unanime. Tutti i consiglieri hanno evidenziato la necessità di riconoscere i debiti, ma in alcuni casi i consiglieri di minoranza, Salvo Privitera, Antonio Di Stefano e Giuseppe Finocchiaro, hanno preferito astenersi, non approvando in pieno i tempi lunghi di gestione che talvolta hanno aumentato il debito e delle piccole procedure burocratiche messe in atto dagli uffici. Unanime invece l'approvazione del punto aggiuntivo che, grazie al riconoscimento del fondo perequativo degli enti locali, ha permesso di confermare le agevolazioni sul pagamento della Tari stabilite dalla Giunta Municipale lo scorso 30 settembre 2021 in favore dei commercianti severamente provati dalla pandemia. A favore anche la minoranza, visto che precedentemente, ricorda in una nota il consigliere Privitera, in sede di consiglio nella trattazione del regolamento tassa rifiuti abbiamo contribuito a proporre e avallare riduzioni su tale tributo. Il consiglio comunale tornerà a riunirsi nuovamente in modalità mista lunedì 7 marzo alle 20:30 e discuterà l'approvazione del regolamento del verde cittadino e la modifica del regolamento istitutivo della consulta giovanile. Consulta della cultura di Aci Reale, rieletto alla carica di presidente l'avvocato Salvo Emanuele Leotta. A lui e a tutti i componenti dell'organo comunale gli auguri di buon lavoro da parte dell'amministrazione. L'avvocato Salvo Emanuele Leotta è stato rieletto presidente della consulta della cultura di Aci Reale, una fiducia che gli è stata rinnovata all'unanimità dei votanti,
Dopo un intenso e proficuo lavoro svolto nel precedente mandato triennale, il presidente dell'Associazione L'Impulso è chiamato a presiedere nuovamente l'organo che ad Acireale ha tenuto sveglie le attività culturali anche in questi due difficilissimi anni di pandemia. Diamo continuità a un'esperienza triennale particolarmente difficile, falcidiata appunto dal periodo dell'emergenza. Confidiamo in una nuova fase in cui daremo ampia proiezione, ampia valorizzazione, ancor più alle associazioni presenti in consulta, al territorio in tutte le sue forme e in tutte le sue articolazioni. Molto apprezzato l'impegno profuso lo scorso anno dalla consulta in occasione della celebrazione del 700° anniversario della morte di Dante, il sommo poeta che Acireale ha accuratamente tributato. È stata una bella esperienza corale, polifonica, che ci ha visto impegnati per tutto l'anno in maniera impegnativa ma entusiasmante. Contiamo di dare continuità anche sotto questo profilo. È stata eletta vicepresidente della consulta Lella Costa dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi. Anche a lei sono andati gli auguri del sindaco Stefano Alì, che ha partecipato alle elezioni delle principali cariche dell'organo insieme all'assessore Fabio Manciagli, che ha sottolineato gli eccellenti risultati raggiunti dalla consulta della cultura già nello scorso mandato. Siamo molto felici del risultato, perché del resto questo risultato di oggi secondo me è frutto di un ottimo lavoro che hanno svolto in questi 3 anni non solo il presidente ma tutte le associazioni e gli uomini e le donne che sono dietro questa associazione, che hanno collaborato, hanno fatto rete e hanno fatto sì, nonostante la pandemia, di creare degli appuntamenti molto importanti per l'amministrazione ma soprattutto molto importanti per la città, appuntamenti di alto valore culturale ma allo stesso tempo appuntamenti che hanno coinvolto le associazioni e la cittadinanza. Tra due nuvole e l'alba, l'evento organizzato dalla Proloco di Milo, che stamane all'alba ha celebrato Lucio Dalla nel decennale della scomparsa. Ospite d'onore il cantautore Vincenzo Spampinato. Stamane dalle 6.45 dall'alba in Piazza Belvedere a Milo si è tenuto un flash mob musicale per ricordare il grande cantautore Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa. Un momento particolarmente emozionante per ricordare il cantautore, il musicista, ma soprattutto quello che era l'amico di tutti i cittadini di Milo. Oggi è un momento di particolare emozione qui nella piazza di Milo. Sì, intanto voglio ringraziare la Proloco per questa iniziativa che ha organizzato e che diciamo, ricomprende questo progetto per la realizzazione della statua di Dalla e Battiato. Certo, oggi è un momento di grande emozione, ricordo di un grande artista che ha scelto Milo per venire a villeggiare. Io non mi posso dimenticare mai le serate d'estate che erano la presenza di Lucio Dalla, una bellissima iniziativa che rilancia Milo come luogo, appunto, luogo in cui Dalla e Battiato hanno scelto uno di vivere e l'altro di venire a villeggiare. In questa piazza, appunto, come diceva, Dalla si fermava spesso a parlare anche con le persone del luogo. Sì, sì, certo, parlavo con la gente, andavo a messa e diciamo viveva la comunità. Mi ricordo una volta che l'ex provincia regionale organizzò un concerto con un gruppo portoghese e facevano jazz. E siccome lui aveva suonato con queste persone, si trovava qui in piazza, è salito sul palco e ha iniziato a cantare assieme a loro. Ospite d'onore di questo momento qui in piazza a Milo è stato il cantautore Vincenzo Spampinato, che ci ha regalato uno dei tanti ricordi che lo legano a Lucio Dalla. Di Lucio ho tantissimi ricordi, ovviamente ci sono i ricordi musicali che sono ovviamente belli da ammiratore di Lucio, della sua genialità artistica. E poi ho i ricordi, mi fregio di questa cosa, di questo dono meraviglioso che ho avuto nella vita, di essere stato anche amico e poi anche nella stessa casa discografica, quindi nuovamente riavvicinamenti e aver condiviso insieme questa mia canzone che si chiama Bella il mare, dove lui ha espresso veramente la forza, la potenza e la dolcezza del mare. E tante cose le ho imparate da lui, tante cose le porto dentro, dalla cosa più semplice che poteva essere la cioccolata alla condivisione di altre cose. Un grande dono avere conosciuto Lucio. Quindi Lucio per me è un insieme di ricordi
belli, assolutamente belli, e che me lo fanno sentire sempre vicino, presente. Ad accompagnare Vincenzo Spampinato in questo magico momento musicale tra l'Etna e il mare sono stati i musicisti Gianfranco Lapira al pianoforte, Alessandro Longo al violoncello e Chiara Verù all'arpa. Un brano introdotto da una poesia è stato interpretato dalla cantante Giusy Schiliró, che ha commosso il nutrito pubblico. Tra due nuvole e l'alba, l'evento che ha voluto ricordare Lucio Dalla nel giorno del decennale della scomparsa, ha visto il sole alzarsi nel cielo danzando sulle note di 4 marzo 1943. Futura e l'anno che verrà. Un evento unico organizzato dalla Proloco di Milo per celebrare il cantautore bolognese. Allora noi volevamo ricordare innanzitutto i 10 anni della morte di Lucio Dalla, che ha vissuto a Milo. E questo è inserito in un progetto più grande, che è quello della realizzazione della statua che raffigura, oltre a lui, anche l'altro grande maestro Franco Battiato, attorno a un pianoforte, e che verrà installata nella piazza principale di Milo e verrà pagata con contributi privati, quindi sponsor, e con l'apertura di una sottoscrizione online sul sito www.milobattiatodalla.it, dove cliccando Red del Dono ognuno può dare un contributo. È tutto in questo nome che io mi porto addosso, e ancora adesso mentre bestemmio e bevo vino. Oggi martedì grasso è pur sempre l'ultimo giorno ad Cireale dell'edizione invernale del Carnevale. Il programma di oggi prevede una mostra su strada dei bozzetti dei carri allegorici realizzati dagli artisti carnascialeschi. Dalle 17 alle 20 mostra di maschere isolate e carri in miniatura nella sede della Fondazione del Palazzo del Turismo, e sempre dalle 17 alle 20 mostra fotografiche ed esposizione dei bozzetti dei carri in miniatura e maschere isolate a cura dell'associazione culturale Switch on Art. Alle 18 nella galleria del Creval Credit Agricole di Piazza Duomo, inaugurazione della mostra Carnevale di Acireale, il Museo della Memoria. Per chiudere poi alle 19 con una proiezione in Piazza Duomo di visioni carnevali del passato. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con la pagina sportiva. Vantaggiosi, strepitosi, incredibili. Questi sono gli aggettivi più usati per i saldi. Da Ulisse sono semplicemente veri, perché esponiamo come sempre il prezzo con a fianco la percentuale di sconto di risparmio reale. Fate un salto da Ulisse, oggi conviene ancora di più. Scarpe, abbigliamento, valigie e accessori. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Saldi veri. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mandasse già tutte cose?
E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Lo sport adesso, settimana di recuperi nel girone I di Serie D con ben 6 squadre in campo per disputare gare del girone d'andata rinviate per Covid. Domani si gioca quindi, ma facciamo prima un passo indietro per vedere il riassunto della giornata di domenica. Giornata favorevole alla Cavese nel turno di Serie D disputatosi domenica scorsa. I Blufonse approfittano infatti nel migliore dei modi dei pareggi delle squadre che le precedono, unica tra le prime 5 a fare bottino pieno, e agganciano la Cireale al secondo posto a meno 1 dalla capolista Gelbison. Pareggia infatti 0-0 la Cireale a Giarre, frenato da una svista arbitrale e da una traversa, ma pareggia anche la Gelbison in casa contro il Lamezia, vantaggio dei padroni di casa con Oggiano che mette in mezzo pescando sul secondo palo Gagliardi che incrocia in rete. Prima dell'intervallo la rimette però in equilibrio il Lamezia, mischia in aria con D'Agostino che in uscita bassa travolge Bollino, dal dischetto lo stesso Bollino mette imparabilmente nell'angolo lontano. Tutto molto più facile invece per la Cavese a Biancavilla, apre le marcature la volée di Allegretti, nel giro di 2 minuti suicidio della difesa di casa con Bacio Terracino che con un delicato lob fa 2-0, poi con il Biancavilla in 10 per l'espulsione del portiere la Cavese dilaga direttamente sulla punizione, costato il rosso all'estremo difensore di casa, Liperta fa 3-0, il 4-0 arriva nella ripresa dopo che l'11 campano si era divorato il gol diverse volte, lo firma Palma con un tocco sotto la traversa. Illicata accende la lotta per il quinto posto superando Alliotta e il Paternò, decide nel finale la zampata di Gueye. In coda punti preziose per il San Luca che vince lo scontro diretto contro il Real Agro Aversa, decide il facile tocco a porta vuota di Pelle. Il Trapani si fa rimontare in casa del Santa Maria Cilento, vantaggio granata sul rigore per fallo di mano in aria, dal dischetto l'ex Cireale De Felice fa 1-0. Pochi minuti e i siciliani raddoppiano su azione di corner, bella torsione di testa di Santarpì e palla nell'angolo lontano. Nella ripresa Bomber Maggio si carica sulle spalle la squadra e riapre la contesa con un gol dei suoi, il pareggio porta la firma di Tandara con un preciso diagonale. 2-2 in rimonta anche per la San Cataldese nello spareggio salvezza col Rende, pronti via e siciliani sotto con il gol in mischia di Novello, calabresi che raddoppiano con Sidoti poco prima della mezz'ora, nella ripresa la riapre Tuccio dopo un'azione da PlayStation di Rotulo, il gol del 2-2 lo segna Manno con un preciso tiro a giro. 3 punti preziosi anche per il Troina che batte 1-0 il Cittanova, la rete del rossoblù arriva nel finale grazie al rigore messo a segno da Corcione. In coda oltre il Biancavilla resta al palo anche il Castrovillari, sconfitto 1-0 in casa dal Sant'Agata. I siciliani in rete grazie al tapin vincente facile facile di Favo. Neanche il tempo di rifiatare e domani già si gioca di nuovo, non per tutti però. Si recuperano infatti 3 delle gare rinviate nel girone d'andata per Covid. In campo Gelbison e Trapani, Giarre contro Biancavilla e Santa Maria Cilento e San Luca. E in prima categoria c'è già la prima squadra promossa nel campionato di promozione. Si tratta della Russo Calcio che domenica ha conquistato matematicamente la promozione. Se non è record, poco ci manca. Vincere un campionato già il 27 di febbraio non è da tutti, con 6 giornate d'anticipo e un vantaggio di 18 punti sulla seconda in classifica. L'impresa della Russo Calcio, che domenica ha vinto il campionato di prima categoria Girone F ed è valsa la conquista della promozione, non la si vede di certo tutti gli anni. Un percorso netto per la squadra allenata dall'acese Eugenio Seminara, 46 punti ottenuti su 48 a disposizione, 15 vittorie e un pareggio, un vero e proprio schiacciasassi insomma. Domenica, con la vittoria a spese della polisportiva Sant'Alessio per 2-1 e complice il pareggio del riposto sul campo del Santa Venerina, la matematica ha consegnato la promozione alla squadra ripostese.
e subito dopo la gara, vinta in rimonta per 2-1, è scattata la festa promozione. Palpabile la soddisfazione dell'allenatore Eugenio Seminara. Io sono tornato qui alla Russo Sebastiano soltanto con questo obiettivo. Certo, vincere il 27 febbraio con 6 giornate d'anticipo non è da tutti i giorni, quindi veramente una grandissima soddisfazione, ma il merito naturalmente dei miei splendidi ragazzi, di questa società, che non è una frase fatta ma non ci ha fatto mancare nulla davvero. La festa si è poi spostata all'esterno, dove i giocatori, insieme alla società del presidente Pietro Romano e del vice Orazio Romano, hanno brindato ad una promozione record, destinata a rimanere nella storia della Russo Calcio. Dal calcio alla scherma, ancora un successo per la nazionale italiana di scherma, che ha conquistato il terzo posto nella Coppa del Mondo di fioretto maschile in scena ad Al Cairo. La squadra, composta dalla Cese, Daniele Garozzo e dai compagni Alessio Fuoconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, si è resa in semifinale agli Stati Uniti con il punteggio di 45-42. Poi nella finale, terzo e quarto posto netto, il successo contro la Corea per 45-29. E noi adesso chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Bel tempo con sole per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 12 gradi. Venti moderati, mare mosso. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter torna domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.